Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi vi porterò assieme a me a scoprire tutte le novità che ho visto all'Italia Bike Festival. E scappo un attimo da qua e vi faccio vedere tutto. Sì, ho cambiato postazione perché da qua adesso riesco ad elencarvi meglio tutte le novità che ho visto a questo Italia Bike Festival e cosa sono andato a fare. Andiamo subito a vedere una delle prime cose che sono andato a vedere, ovvero la Pinarello crossista che utilizza Tom Pidcock. Tom Pidcock che l'anno scorso ha vinto il mondiale di ciclocross assieme a questa bicicletta che allora era ancora un prototipo. Pidcock che corre con una bicicletta Pinarello e sono stato molto curioso vederla dal vivo. Chissà se prima o poi avrò anch'io la possibilità di andarla a provare, perché a vedere tutti i dettagli, anche come è stato costruito il telaio, sembra fatto veramente molto bene. E non a caso dico che è andato a vincere. Oltre alla crossista nonostante in arello c'era anche la Gravel, che vi ho parlato in un video poco tempo fa, ve lo lascio qui in alto a destra se volete andarlo a rivedere, e la Dog F, che poi sono anche riuscito ad andare a provare nella pista di Misano. Il bello di questa Italia Bike Festival è che se volevate andare a provare una bicicletta da strada potevate andarlo a provare direttamente nella pista di Misano. Se volevate provare una mountain bike appena in parte alla pista c'era un circuitino di mountain bike abbastanza completo per essere ad una fiera, e dopo vi vado a spiegare anche il perché. Sin da lontano, quando si passava nello Stand Canyon, si poteva vedere questa bellissima bicicletta rosa da cronometro, che è la bicicletta che ha utilizzato Mathieu Van Der Poel al Giro d'Italia quando indossava la maglia rosa. Veramente un bolide visto dal vivo. E oltre a questo, nello Stand Canyon sono riuscito ad andare a testare la nuova Canyon Ultimate, che in un video a parte poi vi andrò a parlare di tutte le mie sensazioni che sono riuscito ad avere in questo piccolo test. E finalmente, dopo tanto, sono anche riuscito ad andare a provare la Canyon Aeroad, bicicletta che mi ha stupito molto, e forse anche di lei ve ne andrò a parlare più avanti. Nella Ultimate che ho provato era assemblata con il nuovo Shimano Ultegra a 12 velocità, che finalmente ho provato e devo dire che funziona fin troppo bene, e adesso lo vorrei anche sulla mia bici. Questo è un peccato perché costa abbastanza. Ma andiamo avanti col vedere le novità di questo Italian Bike Festival. Sono passato poi allo stand Wheeler perché si riusciva a vedere la Wheeler Ultra di Simone Albondetto, campione del mondo cross country Under 23. Vista da vicino dei colori bellissimi, possiamo notare uno sfondo bianco con degli schizzi di vernice che formano l'iride su tutto il telaio, e nel carro posteriore possiamo trovare l'iride. Veramente molto bella vista dal vivo. Oltre a questo, nello stand Wheeler si poteva già visionare la nuova Wheeler USMA, ovvero il nuovo telaio hardtail di casa Wheeler, e vi lascio giusto qualche ripresa di questa bicicletta. Passando per lo stand Syncross non si poteva non notare questa Lamborghini marchiata Syncross con messa sopra una Scott, ovviamente con tutti i pezzi di Syncross. Ho notato che purtroppo in questo stand tutti guardavano la macchina e non i componenti Syncross. Io ovviamente sono andato a darci un'occhiata, ho guardato finalmente dal vivo anche le ruote che utilizza Nino Schurter, oltre a tutti i componenti che si potevano trovare al suo interno. Passando per lo stand BMC sono andato a vedere anche la nuova bicicletta da grave, la Caius 01, bicicletta che è uscita da poco, bicicletta che anche lei era uscita da pochissimi giorni e si poteva visionare e provare a Misano. Purtroppo questa invece non sono riuscito ad andarla a testare, ma è una bicicletta che mi ha incuriosito molto. A primo impatto è veramente molto bella, si vede proprio che è una bicicletta da gravel racing, ha tutti i cavi integrati all'interno del telaio, che la rende una linea molto pulita e molto bella da vedere. Chissà che prima o poi riuscirò ad andarla a testare anch'io. Altra bellissima cosa nello stand dello Swap Club, queste due camicie hawaiane con la faccia di Van Der Poel e la faccia di Van Aert. Chissà quale camicia hanno venduto di più tra Van Aert e Van Der Poel. Passando per il circuito mi sono fermato dall'item che crea macchinari per andare a testare
carbonio. Per i nerd come me è veramente una bella cosa da andare a vedere. Fermandomi a parlare nello stand, mi hanno raccontato che sono gli unici in Italia ad avere questi macchinari, ad avere la certificazione anche per i telai. Non a caso molti brand si rivolgono a loro. Colnago va direttamente da loro per testare i loro telai prima di andarli a mettere in vendita. Oltre ai telai testano praticamente di tutto, perché possiamo anche vedere questo manubrio come è stato messo sotto stress e vediamo i macchinari come stanno lavorando. Oltre al telaio e al manubrio vediamo anche la prova sugli ammortizzatori, e molte volte non si pensa a cosa c'è dietro alla costruzione di un telaio, a tutti i test che si vanno a fare prima di commercializzare un telaio. E questa è stata una bella cosa, già vedere una prova della prova di un telaio direttamente all'Italia Bike Festival. Dopo sono passato nello stand Cannondale, ho visto finalmente la Cannondale Super 6 in colorazione EF, che secondo me tutti questi ultimi anni ha fatto la maglia nel World Tour più bella. E oltre alla maglia hanno sempre avuto delle belle biciclette con delle colorazioni magari anche diverse rispetto agli altri marchi, alle altre squadre che troviamo in gruppo, e vista dal vivo è veramente tanta roba. Oltre alla Cannondale Super 6 c'era anche la Scalpel, che utilizza il team Cannondale, che sono andato a provare. In questo caso non ho potuto provare il modello top di gamma, ma un modello leggermente montato diverso, che comunque mi ha trasmesso delle belle sensazioni, e chissà che prima o poi riuscirò ad andare a provare anche altri modelli di Cannondale che mi sono piaciuti molto. Poi siccome il venerdì è stata una giornata molto calda, e per chi c'era il venerdì sa quanto caldo faceva, e nel dubbio sono passato da Pro Action per prendere un po' di sali minerali, ma mi sono fermato a fare una piccola sfida per vedere quanti watt riuscivo a fare. Si pedalava su questa bicicletta Smart Wahoo e la persona che aveva fatto il record era di 1000 watt all'incirca. Siccome ho superato diverse volte 1000 watt, ho provato anch'io a fare questa sfida, ma poi non è andata molto bene. Ma almeno sono riuscito a portarmi a casa un po' di sali minerali, che nella giornata di venerdì erano essenziali. Camminando per gli altri stand ho visto questo brand molto interessante di biciclette da strada, ovvero Ash, marchio italiano che può andare a realizzare la bicicletta su misura per te e può anche andare a personalizzare la grafica come si desidera. Marchio che non conoscevo, ma andandoci a parlare mi ha incuriosito moltissimo. Passando poi per lo stand SRAM, dove ho trovato la bicicletta di Nino Schurter, dove nel telaio ci sono scritte tutte le date dei suoi campionati nel mondo. Schurter ha vinto 10 campionati nel mondo, e ora vi faccio vedere anche a voi nel dettaglio questa bicicletta, che è veramente tanta roba. Sì, ovviamente tutte le biciclette che sono andato a vedere erano tanta roba. Oltre alla bicicletta di Schurter, poi ho visto la bicicletta che ha utilizzato direttamente anche Luca Braidotto in questa Coppa del Mondo. Era d'obbligo andare nello stand Santa Cruz per andarla a vederla, e sono andato poi a rifarmi gli occhi nello stand Lightweight per andare a vedere tutte le loro ruote. E devo dire che in questo Italia Bike Festival mi è piaciuto moltissimo andare a testare le biciclette da strada nel circuito di Misano, e anche per andare a testare le mountain bike. Il circuitino che avevano creato era completo per una fiera di questo genere, c'era una piccola salitella per andare a testare la reattività del telaio, qualche piccolo saltino per capire come lavorava e un piccolo mini rock garden in mezzo al circuito, che se volevamo andare ad acquistare una bicicletta eravamo indecisi, abbiamo avuto la possibilità di vedere il marchio all'Italia Bike Festival, poi l'abbiamo provata, siamo riusciti a capire le sensazioni di quella bicicletta e poi di conseguenza capire se acquistarla o no. E arrivati a questo punto del video, spero che questo video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate, siete dei grandi, e io vi saluto e ci vediamo alla prossima!